Ciao ragazzi e benvenuti in un altro video dei Radiocomandati. In tanti ce l'avete chiesto, è uscito un articolo sul nostro sito di radiocomandati.com che vi invito ad andare a leggere e a utilizzare come traccia per questo tipo di procedura, ed ecco qui il video tutorial. Fermi, prima di proseguire mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina. Ragazzi, finalmente siamo arrivati a una soglia discretamente importante, abbiamo raggiunto anche noi lo status di partner su YouTube ed è solo grazie a voi. Cosa significa questo? Niente, soltanto che continueranno ad arrivare contenuti sempre più fighi. Torniamo al video. Parliamo quindi di pile, argomento molto importante per chi gareggia nel mondo delle mini 4WD. La tecnologia che viene utilizzata è l'NIMH e le pile che generalmente vengono utilizzate in questo mondo variano. Due marche che possiamo dire molto comode da utilizzare, che vengono largamente adottate anche nei regolamenti, nei vari campionati, sono le Panasonic Eneloop e pile stilo di Amazon, quindi le ricaricabili basate sempre sulla stessa medesima tecnologia. Da un punto di vista qualitativo sicuramente le Eneloop anche storicamente sono molto consolidate, dalla loro le pile Amazon hanno sicuramente il prezzo. Quello che sentiamo di dirvi sicuramente è occhio, soprattutto in questo periodo le Eneloop costano tantissimo, quindi se i regolamenti dove correte ve lo permettono di utilizzare vi consigliamo di dare un'occhiata alle Amazon. Partiamo dalle basi, ok? Allora, ci sono due valori fondamentali, ce ne sono anche altri in realtà, ma partiamo da questi, che ci interessa capire e conoscere nel momento in cui vogliamo massimizzare le capacità e le performance delle nostre pile. Il primo fra tutti è il parametro dei volt, ok? Se guardiamo ad esempio, vediamo se ne trovo una, che nel frattempo stavo rodando le pile ovviamente. Se guardate bene, stampato sulla vostra pila, c'è una dicitura che riporta appunto i milliampere e i volt, indicati con una V. Questi due valori, ragazzi, sono rispettivamente la capacità e la potenza della nostra pila. Ho già fatto mille volte questo esempio, ma mi piace tantissimo. È un po' come paragonare la nostra pila alla nostra macchina. I milliampere sono il serbatoio che ci portiamo dietro all'interno della nostra macchina, quindi l'effettivo carburante che noi abbiamo da consumare, e i volt sono la potenza, che potrebbero essere tranquillamente i cavalli del nostro motore. Detto questo, va da sé che una pila con maggiori volt avrà sicuramente maggiore potenza. Una cosa da tenere assolutamente in considerazione è anche l'indice di scarica, quindi quanto nel tempo il valore del voltaggio decade, ma ci arriveremo. Questo solo per dirvi che una pila che ha una scarica regolare e più lenta rispetto a un'altra è sicuramente migliore in alcuni frangenti, ma non è da un punto di vista assoluto migliore, quindi dipende sempre e comunque l'utilizzo e la pista su cui andremo ad impiegare, un po' come sempre nel mondo delle mini 4WD. Parleremo genericamente delle Eneloop perché sono quelle più largamente utilizzate. Da un punto di vista di milliampere ne esistono due versioni, una precedente da 1900 e una più attuale, che è quella attualmente in commercio, da 2000. Non c'è grossa differenza, ma alcuni dicono che le 1900 qualitativamente erano molto meglio, un po' come quello che c'era prima era meglio, ma non lo so, vai te a sapere. Il voltaggio è il medesimo, quindi se trovate uno o l'altra, dal mio punto di vista è assolutamente identico. 1.2 volt è lo standard di fabbrica con cui vengono vendute queste pile. Il valore a cui vogliamo fare tendere il voltaggio delle nostre pile è 1.7, sì, c'è parecchia differenza, ragazzi. Questo non vuol dire che se le vostre pile non raggiungono questo valore faranno schifo. No, assolutamente. Ma dobbiamo cercare di renderle più performanti. Pile con cui mi trovo molto bene e che performano discretamente oscillano tra l'1.50 e l'1.65 volt nel momento in cui hanno una carica completa. Allora, vi ho detto un sacco di cose, in realtà partiamo dall'inizio, ragazzi, perché è inutile divagare su altre cose. Da un punto di vista concreto, che cosa bisogna fare con delle pile nuove? Allora, la prima cosa da fare è un'operazione che, se avete dei carichini che non hanno un menu in italiano, troverete come break-in. Ok, il break-in non è nient'altro che il rodaggio. Se non avete visto il video del rodaggio dei motori, ve lo lasciamo qui sopra. Stessa cosa dobbiamo fare con le pile. Quindi, per esempio, uno dei caricabatterie che abbiamo utilizzato, di cui abbiamo largamente parlato qui sul canale, che sappiamo che tanti di voi adottano, è lo SkyRC 2500 Pro. Tra le tante funzionalità che lo SkyRC ha all'interno del suo menu,
c'è anche il break-in delle pile, quindi non solo il rodaggio motore, ma anche il rodaggio delle pile. Che cos'è questa funzione? Questa funzione permette di eseguire su un numero che va da 1 a 6 pile, questi sono gli slot che il caricatore ha, una serie di cicli molto lunghi, perché parliamo di circa dalle 30 alle 40 ore come range di tempo, quindi prendetevela comoda, di piccole cariche e scariche che andranno ad attivare e riattivare la chimica, soprattutto per quanto riguarda le pile nuove, come vi dicevo prima. Questa funzione in realtà viene utilizzata anche con pile che non vengono utilizzate da tempo, più di 3 mesi, ok, indicativamente. Periodicamente poi è anche possibile utilizzare un'altra funzione all'interno di questo caricabatterie, che è il refresh. Quindi nel momento in cui abbiamo delle batterie ferme da un po', ma non così tanto, possiamo andare a utilizzare il refresh. Vi basterà semplicemente a livello di caricatore andare a settare la capacità di ogni singola pila, quindi per esempio 2000 mAh se avete delle Eneloop, e fare start. Lo lasciate lì e quando finisce, finisce. Attenzione ragazzi, non stiamo dicendo che il rodaggio pile si fa solo con lo SkyRC 2500 Pro, ma volendo iniziare, volendo acquistare un caricabatterie con garanzia, perché nel modellismo non sono poi tanti i caricabatterie di un certo livello e di una certa qualità, questo permette appunto di fare delle operazioni con un dispositivo che è sotto garanzia, che è acquistabile in negozio, quindi senza impazzire sui mercatini e quant'altro. Ah, ve la butto lì. Se per caso fate anche Mini Z, se vi piacciono, sappiate che lo SkyRC 2500 Pro gestisce anche la versione AAA, così, nel caso, sapevate. Per portare effettivamente a totale regime le nostre pile, l'altra operazione successiva che dobbiamo fare è ciclarle. Ciclarle vuol dire fare delle operazioni di carica e scarica in sequenza, con i parametri che adesso vi andremo a dare. Sì, però ricordatevi di iscrivervi al canale, ragazzi. Dai, lo vedo, siete tantissimi che li guardate e non vi iscrivete. È importante, ragazzi, davvero, soprattutto per noi. Vi abbiamo parlato del 2500 Pro, molto comodo per caricare le pile anche in gara, da portarselo dietro perché è molto molto pratico, compatto, ma anche per rodarle quando sono nuove o per refresharle. Un altro caricatore che ci sentiamo di consigliare, sempre di SkyRC, è l'MC3000. MC3000 che rispetto al 2500 Pro ha alcune funzionalità molto interessanti. Una fra tutte la possibilità di eseguire da 1 a 99 cicli su un numero massimo di 4 pile contemporaneamente. Questo ci permetterà di eseguire un numero maggiore di cicli rispetto al 2500 Pro, che è limitato a 3, quindi insomma una bella rottura di scatole. Ogni 3 cicli devi andare a farlo ripartire, per carità, ci può stare assolutamente, ma probabilmente vi romperete le scatole dopo una settimana, fidatevi. Altre funzionalità molto interessanti dell'MC3000, dell'altro caricatore di cui vi stavo appena parlando, è la porta USB, che è sempre alimentata. Quindi sappiate che ciclare le pile le fa scaldare tantissimo. Quindi per raffreddarle il nostro consiglio è utilizzare magari una ventolina alimentata USB, così sempre tramite il carichino la potete alimentare e raffreddare tutto quanto. Altra funzione molto molto interessante dell'MC3000 è l'app mobile. Il menu dal suo schermino è uno schifo, ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, ma come cavolo faccio a ciclare tramite quello schermo? È vero, l'esperienza utente sul device di per sé non è il massimo, ma per fortuna ci viene in aiuto l'app. Tramite l'app appunto possiamo andare a costruire dei programmi da mandare in esecuzione via Bluetooth al nostro caricabatterie. Vi do giusto 2 parametri. L'unico vero neo dell'MC3000 è la capacità di scarica. Andando su program, come vi dicevo, è possibile andare a settare varie impostazioni da poi inviare al caricabatterie, con un'interfaccia leggermente più semplice. Vi do giusto 2 informazioni, ragazzi, su quelle che sono le impostazioni da tenere per il caricabatterie, o perlomeno quelle che utilizziamo noi per ciclare tramite l'MC3000, ovvero fate attenzione al tipo di pila che selezionate. Come potete vedere dalle immagini, è necessario selezionare, se avete delle pile Eneloop, il programma apposito. Sì, il caricabatterie ha un programma specifico per questo tipo di pile, pensate quanto sono utilizzate. Come valore di carica impostate 1.5A. Per il valore di scarica normalmente vengono utilizzati valori più alti con caricabatterie che lo permettono, ma purtroppo, appunto come vi dicevo, l'MC3000 ha l'unico neo che arriva a scaricare al massimo a 2.0A. Ok? Quindi impostiamo il valore massimo. Andrei anche a impostare un cutoff a 1 volt sulle pile per evitare che si rovinino, perché portarle a un voltaggio troppo basso potrebbe danneggiare la cella. Come valore di delta peak impostate 5,
che è un valore abbastanza normale, né eccessivo né troppo basico. Così, giusto per sicurezza, imposterei anche un cutoff a livello di temperatura, perché mettete per un qualche motivo che le temperature si alzino un po' troppo, lo impostiamo a 45 gradi in modo tale che se la pila inizia a diventare troppo calda, stacchiamo tutto. Stacca tutto, stacca tutto! Stacca, stacca, stacca! Gli unici altri due valori che vi consiglio di impostare sono il rest, sia dopo la carica che dopo la scarica, di almeno 15 minuti. Vedete voi, ecco, magari fate qualche ciclo, vedete anche le condizioni del posto in cui state, della stanza in cui fate queste operazioni. Se fa molto caldo, magari sarà necessario aumentare il tempo di riposo delle pile tra un ciclo e l'altro, in modo tale che si possano raffreddare. Mano a mano che andrete avanti con i vostri cicli, vi renderete conto che il valore del voltaggio, mano a mano che arriverà in fondo alla carica, potrebbe aumentare. Questo è normale, è proprio il motivo per cui stiamo facendo questo tipo di operazioni. Caricare, scaricare la pila le permette, tra virgolette, diciamo così, di andare a regime. Ah, io non l'ho detto, però diciamo c'è anche questa possibilità, anche se il software e i driver non vengono aggiornati da tanto. L'MC3000 è sia gestibile da PC che da smartphone, ma dà anche la possibilità di vedere i grafici di carica e scarica anche da PC. Per quanto riguarda l'aggiornamento di questo caricabatterie, perché è stato rilasciato un driver a maggio 2023, faremo video dedicato, ragazzi. La procedura non è proprio velocissima, soprattutto se avete Windows 10 o Windows 11, ma ve la spiegheremo nel dettaglio. Ok, abbiamo ciclato. Per quanto? Allora, il numero di cicli varia. Noi indicativamente facciamo, bene o male, 5 cicli alla volta. Tra 5 cicli e gli altri 5 cicli, sembra 3 tigri contro 33 tigri, vabbè, lasciamo perdere, facciamo passare all'incirca 2 giorni. Questo perché la chimica all'interno della pila si deve stabilizzare. Nel momento in cui si è stabilizzata, possiamo ripartire e quindi ricomincia tutto il carrozzone. Esiste ovviamente un livello superiore a tutto questo, che è quello che si può, come dire, costruire tramite caricabatterie, alcuni ancora in commercio, altri reperibili nel mercato dell'usato. Uno fra tutti, ne abbiamo parlato tante volte, è l'Ultra Duo della Graupner, società tedesca che purtroppo è fallita qualche anno fa, che produceva questo caricabatterie e anche tanti altri con un'ottima qualità. Pensate ad esempio che quello che ho io mi è arrivato con la terza uscita, quindi l'alimentazione esterna non funzionante. Per mia fortuna l'unico problema che c'era era un piccolo fusibile da 19 centesimi. Cambiando quello, il caricatore è pressoché nuovo. Il vero problema quando si acquistano questo tipo di caricatori è che se si hanno problemi di un altro tipo, quindi un po' più grossi, magari sulla scheda o sull'alimentatore interno, perché l'Ultra Duo ha un alimentatore interno, potremmo avere dei seri problemi nel ripararlo, nel senso che non c'è un'assistenza tecnica e quindi bisogna provare a rivolgersi ad esperti, amici e quant'altro. Se vi può essere utile, il nostro consiglio è: entrate nel nostro Telegram, ci sono tante persone molto disponibili, alcune che possono anche aiutarvi eventualmente da questo punto di vista, quindi perché non chiedere aiuto. Mi sento anche di consigliarvi un altro caricabatterie molto molto economico che ho conosciuto grazie al nostro amico Ste, ovvero l'Overloader della Robitronic. È un caricabatterie che ha un costo secondo me molto più contenuto, addirittura anche dello SkyRC 2500 e dell'MC3000, perché parliamo circa di 90-100 euro, quindi sicuramente molto più contenuto. L'unica differenza rispetto agli altri è che non è plug and play, nel senso che deve essere alimentato tramite i banana plug, quindi fondamentalmente dovrete abbinarci un alimentatore. Unico problema poi alla fine, perché da un punto di vista di carica e di scarica arriviamo a valori perfetti, arriviamo anche in scarica 3,5 senza problemi. Valore appunto che ci permette anche poi di fare delle considerazioni. Dopo che abbiamo raggiunto circa un numero indicativo di 40-50 cicli di carica e scarica, il nostro consiglio è quello di fermarci, prendere un bel foglio Excel, mettere le nostre pile nel nostro caricatore e scaricarle. Scaricarle perché? Perché il valore che ci interessa per capire effettivamente il rendimento della nostra pila è una sorta di indice di scarica nel tempo.
cosa vuol dire? Nel momento in cui andremo a utilizzare la pila, non solo i milliampere scenderanno, perché il serbatoio si consumerà, come vi dicevo prima, ma anche il voltaggio andrà a decadere. Quanto e come questo voltaggio andrà a decadere andrà effettivamente ad indicare l'utilità e la qualità della nostra pila. Come si fa questa operazione? Sull'articolo che abbiamo messo sul sito abbiamo fatto una bellissima tabellina. Ok, quindi dobbiamo annotarci pila per pila, quindi è un valore, è una cosa che consigliamo di fare sulla singola pila, con un valore di scarica di 3.5A, quindi con una bella scarica importante. Data la singola pila, quello che possiamo andare a fare, appunto, per definirne il rendimento è misurarne il voltaggio a 0, 15, 30 e 45 secondi. Oltre a questi dati ci servirà il valore di resistenza, soprattutto per l'accoppiamento con un'altra pila. Sapete, se non lo sapete, sapetelo, le mini 4WD vanno con due pile alla volta, ok? Quindi è importante anche l'abbinamento tra due pile, perché se mettiamo una pila che sembra il plutonio e l'altra invece che non caricherebbe neanche il telecomando, insomma, non va benissimo. Il valore di voltaggio che ci interessa è il valore che abbiamo segnato a 30 secondi dall'inizio della scarica della nostra pila. Prendendo questo valore e la resistenza avremo due valori che ci permetteranno, quelli più simili tra di loro, di eseguire l'abbinamento con un'altra pila. E allora perché vi ho fatto segnare tutti gli altri tempi? Gli altri tempi, ragazzi, servono perché se volete fare un bel grafichino dove nell'asse verticale mettete i volt e nell'asse orizzontale mettete il tempo, potete mettere 0, 15, 30, 45 i tempi di scarica. Ti fa il bel grafichino, visivamente hai anche un colpo d'occhio su quello che può essere l'effettivo abbinamento della tua pila. È un mega sbattimento, eh? Sì, non è molto semplice, non è immediato come processo. Speriamo di esservi stati utili anche con questo video. Se avete domande, come sempre, il nostro canale Telegram è aperto a tutti. Se avete domande su caricabatterie, quant'altro, consigli, ci trovate sempre lì. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione a tutti i caricabatterie se volete buttarci un occhio, e anche alle pile. Addio piacendo, arrivederci e alla prossima. Ciao! È consigliata di Fabri. Aspetta, poi mi sta partendo un rutto.